Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: brutte notizie per la conduttrice Federica Panicucci. Il clamoroso flop costringe Mediaset ad un brusco dietrofront. L'avvento della stagione primaverile segna per ogni azienda di broadcast un importante momento di bilanci. Le principali emittenti radiotelevisive, infatti, analizzano scrupolosamente i trend e i risultati di share dei propri programmi, stilando di conseguenza migliorie e nuovi inserimenti per i palinsesti della stagione a venire. La conduttrice Federica Panicucci, solida da anni al timone di Mattino 5, in cui si avvicenda a Francesco Vecchi, rappresenta un punto di riferimento per i vertici del biscione e, nelle ultime settimane, ha varato il suo ritorno in prima serata. Recentemente approdata anche al Prime Time di Italia 1 con il programma Back to School, nella sua seconda edizione, la mattatrice schiera ogni mercoledì i 12 giovani maestrini al cospetto degli ospiti VIP in studio, e sfida questi ultimi a fittizi esami di quinta elementare. Nonostante i nomi illustri reclutati per Back to School, ed il loro potenziale trash in merito alla cultura generale, i risultati di share parlano chiaro. Dopo un battesimo tiepido con Nicola Savino nella prima edizione, la seconda si sta rivelando una caporetto televisiva in piena regola. Federica Panicucci cola a picco. Chiusura in arrivo. Se la prima stagione di Back to School, capitanata da Nicola Savino, aveva totalizzato durante la premiere una media del 9,80%, con 1.912.000 spettatori, a Federica Panicucci è toccata una sorte ben peggiore. Secondo i dati attuali, il programma di Italia 1 ha inaugurato la seconda stagione con una media del 7,50% di share, pari a circa 1.81.000 utenti collegati in diretta. Alla luce di questi dati scoraggianti, Back to School, finora inserito nel Prime Time del mercoledì sera, potrebbe a breve subire una variazione nel palinsesto di Mediaset. La pagina Instagram di People TV rivela infatti, come riportato su Twitter da Massimo Falcioni di TV Blog, e da Giuseppe Candela di Dagospia e del Fatto Quotidiano, ci sono importanti cambiamenti in arrivo per Back to School, la trasmissione condotta da Federica Panicucci in onda in queste settimane su Italia 1. Secondo People TV, il rischio di un'imminente cancellazione sembra al momento scongiurato, ma il programma subirà in ogni caso un declassamento plateale. Back to School slitta al giovedì. People TV riferisce ancora. La programmazione della seconda stagione dello show di Mediaset, leggero e divertente, era finora fissata ad un unico appuntamento settimanale in prima serata, previsto per il mercoledì. E conclude: dalla prossima puntata in poi, tuttavia, il format sarà trasmesso il giovedì sera. Tutto questo a causa dei bassi ascolti. A quanto emerge dalle ultime analisi, il programma potrebbe concludere la sua seconda stagione in modo definitivo, finendo negli annali dei programmi epurati dal palinsesto Mediaset. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more of a man, more seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Just one more man, I am waiting for the dog, 'cause I can't.